Ciao a tutti, oh, scusate, io sono ancora a casa mia, in cucina, vi ricordate, come sempre. Oggi organizzo un po' i miei impegni, oggi è lunedì, e penso a quello che devo fare durante la settimana e sono qui col calendario e tutto quanto. Penso a quello che devo fare, posso fare e voglio fare. Infatti, dovere, potere, volere. È il titolo della 16ª lezione del corso One World Italiano Video. Bene, che cosa impariamo oggi? Tante cose. Prima di tutto, impariamo a organizzare il nostro tempo, quindi a pensare che cosa fare e a che ora, quando, in quali giorni, eccetera. Seconda cosa, impariamo, dato che ho il mio telefono, a fare una telefonata. Pronto? Siamo pronti? Benissimo. Allora, iniziamo a organizzare, per esempio, io vi parlo della mia settimana. Abbiamo detto oggi è lunedì e penso a quello che devo fare dal lunedì al venerdì e poi anche il fine settimana. Per esempio, io lavoro dal lunedì al venerdì, dalle 9 all'1 e poi ancora dalle 16:30 fino alle 20. Ho una bella pausa, bella lunga, dalle 13 fino alle 16:30 e posso fare tante cose. Per esempio, se voglio mangiare bene, io esco da lavoro, vado a fare la spesa al supermercato, in bottega. Vado a fare la spesa, ritorno a casa, preparo un buon pranzo, poi un po' di relax e ritorno al lavoro. Se invece io voglio essere in forma, vado in palestra. Ho sempre il mio tablet, vi faccio vedere che cos'è una palestra. Ok? Questa è la palestra. Quindi posso fare fitness, aerobica, tante tante cose, esercizi in sala pesi, quindi vado in palestra, faccio una doccia molto velocemente e mangio un panino sempre velocemente e ritorno al lavoro. Che bello, scusate, scusate, guardo il mio tablet, wow, questo è un bellissimo centro benessere. Sì, io se voglio posso anche andare nel centro benessere, questo è bellissimo. Sauna, massaggi, tisane, attività fisica. Wow, che stupendo! Ragazzi, io scusate, ma telefono perché così prenoto e fatto, fatto. Scusate, un attimo solo. Allora, il numero di telefono è questo. Ok, sì, scusate. Pronto? Buongiorno, mi chiamo Veronica Altana, vorrei prenotare un percorso benessere per domani. Grazie. Sì, all'una è perfetto, all'una, benissimo. Guardi, voglio fare molte cose, guarda quante cose. Vorrei fare attività fisica, sì, fitness, pilates, poi una bella sauna, poi un massaggio e anche la tisana. Va benissimo, benissimo. Quindi prenoto per domani, sì, all'una. Sì, ah, una cosa, scusi. Quanto costa? Ascolti, mi dispiace, scusi se le faccio perdere tempo, ma mi sono ricordata che io domani ho un appuntamento col dentista. Devo andare dal dentista. Sì, mi scusi, mi scusi. Va bene, va bene. Mi dispiace tanto e mi scusi per il disturbo. Richiamo sicuramente i prossimi giorni, così prendiamo un altro appuntamento. Adesso vedo, mi organizzo un po' il tempo. Ancora mi dispiace per il disturbo. Arrivederci, arrivederci, buongiorno. Oh mio Dio, scusate, io non posso fare questo, è troppo caro il centro benessere, non posso assolutamente, ma devo andare dal dentista. Sì, anche il dentista è caro, ma io devo curare i miei denti. Quindi ci sono delle cose che magari voglio, ma non posso fare. Sì, io poi devo andare davvero dal dentista, ma non domani, dopodomani. Sì. Adesso sistemo dopodomani, sì, devo andare dal dentista. Ok, adesso pensiamo un attimo al fine settimana. Fine settimana, allora, sabato io voglio andare al mare. E
e invece domenica devo andare come sempre a pranzo a mangiare dai miei genitori, papà e mamma. Va benissimo, va benissimo. Forse sì, mi sa che la mia agenda è al completo per questa settimana. Voi che cosa dovete fare questa settimana? Quali sono i vostri impegni, i vostri programmi? Che cosa dovete fare? E specialmente che cosa impariamo oggi? Tante cose come sempre. Allora, oggi impariamo i verbi modali: dovere, potere e volere. Allora, appartengono ai verbi irregolari che vediamo nella lezione 11, ma diciamo sono un po' particolari. Perché sono irregolari? Ovviamente perché sono differenti dall'infinito. Per esempio, io devo e non io dovo. Io posso, che è diverso da potere. Io voglio e non io volo, perché quello è volare. E quindi sono irregolari. E poi sono abbinati a un infinito. Per esempio, io devo andare dal dentista, quindi devo più andare. Abbiamo sempre quasi sempre un doppio verbo, quindi verbo modale più infinito. Io non posso fare il percorso benessere perché è caro. Non posso fare. Ma io voglio uscire con gli amici, ok? Bene, quindi abbiamo verbo modale più infinito. Vediamo adesso le coniugazioni. Le coniugazioni: io devo, tu devi, lui, lei, lei maiuscolo, forma di cortesia, deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Potere: io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Il verbo volere: io voglio, tu vuoi, lui vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Ok. Benissimo, quindi abbiamo visto, molto semplice, i verbi modali, prima di tutto. Seconda cosa, rivediamo le preposizioni. Allora, vi ricordo ragazzi, le preposizioni, perché nel mio dialogo ho inserito anche molte preposizioni che vediamo nella lezione 12, quindi rivedete le preposizioni semplici nella lezione 12. Per esempio, io dico a casa, in palestra, preposizioni semplici. Poi le preposizioni articolate nella lezione 13, ok? Ne ho dette tante. Per esempio, io lavoro dalle 9 all'1, dalle 16:30 alle 20 e tante altre. Rivedete la lezione 13. Rivedete anche la lezione 14, dove uso tutte e due. Specialmente nella lezione 14 io uso le preposizioni parlando di orario. Per esempio, a che ora, alle, dalle, alle, tra le 8 e le 9, per esempio. Rivedete tutte queste lezioni, così ripassate le preposizioni che uso molto in questa lezione. E un'altra cosa, che cosa impariamo oggi? Impariamo a fare una telefonata. Allora, prima di tutto i saluti. Buongiorno, arrivederci, lezione 5. Poi la forma di cortesia, ovviamente, poi specialmente oggi che ho disturbato, devo usare la forma di cortesia. Al di là del disturbo, io non conosco questa persona, è una situazione formale, quindi lei, scritto con la lettera maiuscola, e quindi terza persona singolare. Rivediamo la forma di cortesia nella lezione 10. Perfetto, abbiamo detto più o meno tutto, ovviamente tante nuove parole, tante nuove cose, tante cose, e va bene, quindi come sempre impariamo tante cose nel tempo di un caffè espresso. Ciao a tutti,
Ci vediamo la prossima volta, continuate a seguirmi su One World Italiano Video, www.oneworlditaliano.com. Ciao, grazie!